Volevo chiederti quanto la fase difensiva deve ancora lievitare, al di là di quella che è l'introduzione di Cherubin, che ovviamente è appena arrivata. Beh, se vado a valutare i due gol subiti in campionato, beh, devo dire che abbiamo subito due grandissimi gol, di grandissima fattura, e il primo contro il Latina e il secondo gol, insomma, veramente molto bello, di qualità. Io credo poi la fase difensiva, ripeto, riguarda tutta la squadra. Non abbiamo subito grandi sbarioni, la squadra ha tenuto colpo, a parte qualche errore nella fase delicata della gara, quando abbiamo subito il primo gol. Poi la squadra, la linea di difesa mi è piaciuta, come la linea di difesa, ma tutta la squadra. Noi dobbiamo pensare a difendere da squadra e non da reparto. Quindi, come deve crescere il reparto, deve crescere tutta la squadra. Però su due gol subiti devo dire che tutti i gol sono evitabili, perché, però. Tendenzialmente tu sarai sempre una squadra destinata a piacere, no? Perché comunque una squadra che vuole giocare a pallone e ha il gusto della manovra. Qual è la discriminante fra un possesso comunque fisiologico per te normale e il punto di rottura magari che ti porta a fare un passaggio in più e magari porta chi ti vede a dire ma si stanno specchiando troppo rispetto alla fase di finalizzazione? Qual è? Fino a che punto puoi concedere il possesso prima di poi andare a verticalizzare? Beh, questo fa parte della crescita di una squadra. Quando la squadra sarà talmente consapevole, lì avremo bisogno del tempo per capire i momenti e leggere i momenti della gara, quando affondare il colpo e quando gestire. Ci sono delle cose che non si allenano fino a un certo punto, perché le valutazioni, le sensazioni che si hanno quando si è dentro il campo, queste si allenano, sì, ma fino a un certo punto. Quello fa parte della crescita fisiologica di una squadra, quando si renderà conto che il palleggio deve servire a qualcosa, quando il palleggio deve, per affondare, quando il palleggio dovrà servire per gestire, per valutare, per creare spazi. Questo fa parte della crescita. Maresca come si è presentato? Perché lui chiaramente ha un profilo importante di spessore, viene chiaramente in corso d'opera in una squadra già radicata, insomma già bella consolidata, però sempre di Enzo Maresca stiamo parlando. Come così l'hai visto almeno nei primi approcci e come si è presentato lui, come l'avete introdotto anche voi? Beh, non avrà problemi a introdursi in un gruppo, un giocatore di questo livello, un giocatore che ha vinto, che ha un profilo internazionale. Io credo ci darà una grandissima mano, darà un grandissimo contributo alla crescita di molti giovani che abbiamo in rosa. Abbiamo scelto questa figura non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per permettere di far crescere la squadra, i giocatori, che per arrivare in alto non ci vuole solo il talento, ma ci vuole lavoro, sacrificio, professionalità, e in questo Enzo sarà veramente un riferimento per tutto il gruppo, per tutti i giocatori che abbiamo, giocatori giovani di valore che, se vogliono ambire, alzare l'asticella, se vogliono raggiungere traguardi importanti, hanno un esempio a fianco, ti spogliano con loro e vedono come ci si comporta per arrivare ad altissimo livello. Perché tante volte, anche se lo dice l'allenatore, è come se visto sempre dalla controparte, però quando c'è uno dentro lo spogliatoio che si spoglia, che fa le cose vicino a loro, sarà un esempio importante. Oltre che poi un giocatore, non solo l'abbiamo preso come modellino, cioè, il giocatore ci darà il suo contributo anche sul campo. Gli darà una mano anche a te, possiamo dire, in un certo Ma senso, in un certo è un senso. riferimento per l'allenatore, è un giocatore importante così, oltre a Pazzo, del campione di altissimo livello. Abbiamo inserito un altro giocatore che sarà un riferimento sì per la squadra, ma anche per l'allenatore. Ciao, Ciao. assomiglia più all'ultimo pecchio.